Dei quadri che allora sono una rappresenta un'estensione a 3D delle coniche. Ti interessa sapere come metterli in forma quadratica? Allora, sì, come metterlo in forma quadrata e come metterle nella matrice e quindi come classificarle. Cioè, come metterle nella matrice è semplice, è come una conica, che solo il termine noto è il valore di x e di y o di z da solo. Sì. Proprio Uno schema rapido. sì. Cioè, in che forma. Dipende da che forma la trovo, in base a che forma la trovo, come ricondurla poi alla forma generale da cui posso metterla dentro la matrice e poi come classifico la matrice in sostanza, i vari determinanti e la traccia. Sì, quindi allora una quadrica qualsiasi ha formula ax quadro più by quadro più cz quadro più dxy più nxz più fyz direi più gx più hy più iz più l uguale a 0. Questa è la generica quadrica in x, y, z. Dunque, la modalità con cui si crea la matrice associata è secondo le posizioni di x, y, z all'interno del vettore. Quindi, come ti dicevo, creando x, y, z1, vettore necessario per costruire x quadro, y quadro, z quadro, xz, eccetera, il termine noto che è 1 per L. Quindi, dando una posizione all'interno del vettore x, y, z, 1, si capisce dove posizionare all'interno della matrice associata i diversi moltiplicatori, A, B, C, and so on. Quindi il termine, la posizione 1, 1 è moltiplicatore di x quadro, 3x quadro, la posizione 2, 2 di y quadro, 6y quadro, la posizione di 3, 3 z quadro, 10z quadro. Il termine noto, mettiamo che sia meno 1, e altrove 0. Allora, la posizione 1, 2 e 2, 1 sono associati all'xy. La posizione 1, 3 e 3, 1 all'xz. La posizione 1, 4, scusami, la posizione 1, 2, sì, XY, 1, 3, XZ, 1, 4, X. Poi, similmente, i simmetrici, quindi XY, XZ, X. Dopo andiamo in seconda riga e allora abbiamo YZ posizione 2, 3 e Y per 1, cioè Y in posizione 2, 4. Simmetricamente andiamo a riempire YZ e Y anche qua. Dopodiché gli ultimi due termini rimasti sono di terza riga, quarta colonna, e dunque riguardano la z, sia sopra che sotto. Il termine 4, 4 è il termine noto, di una forma resa in forma implicito. Ok? Questa matrice è chiaramente scomponibile in una sottomatrice 3x3. In due sottovettori,
di tre elementi e del termine noto. Quindi la forma quadratica x, y, z, 1 per questa matrice, per x, y, z, 1 trasposto, uguale a 0, può essere riscritta, scomposta, diciamo, scomponendola, nella prima matrice 3x3, sottomatrice, che moltiplica gli x, y, z, 3, 0, 0, 0, 6, 0, 0, 0, 10, che moltiplica il trasposto x, y, z, più, vedi che il vettore laterale è sottostante ripetuto due volte, più due volte tale vettore 0, 0, 0, per x, y, z, meno il termine noto, uguale a 0. Allora, questa matrice 3x3 è legata alla rotazione e riguarda la forma quadratica. Quindi, questa prima parte consiste nel passare da un sistema di assi qualsiasi a un sistema di assi, per esempio nel caso dell'ellissoide, orientato come gli assi dell'ellissoide, cioè ruotarlo. La prima parte riguarda la rotazione. Questa seconda parte, in questo caso nulla, riguarda la traslazione. Allora, a partire da qualsiasi quadrica ricondotta in questi termini, si può fare un discorso un po' riepilogativo. Allora, partiamo dal più semplice, l'ellissoide. Vedi bene? L'ellissoide. Allora, l'ellissoide può essere reale o immaginario. È reale quando a destra hai un uguale a 1, ridotto in forma canonica, e immaginario quando a destra hai un meno 1. Quindi avendo a sinistra somma di quantità solo positive, x quadro su a quadro, più y quadro su b quadro, più z quadro su c quadro, se hai il meno 1 a destra, questo non è possibile, perché a sinistra hai solo quantità positive, e a destra è meno 1, quindi l'ellissoide si chiama immaginario. Allora, quale criterio può valere nell'uno e nell'altro caso? Allora, anzitutto prendiamo in considerazione la sottomatrice di 2x2. Cominciamo a dire ciò che è in comune. Scusami, la B non è... Prendiamo la B dell'altra matrice, no? La B è la 2x2, sì, questo. Sarebbe la... La, scusa, la 3x3. 3x3, porca miseria. 3x3, la sottomatrice 3x3. Quindi A è la 4x4. E B è la sottomatrice 3x3. Allora, sia per l'ellissoide reale sia per l'ellissoide immaginario, il rango di B vale 3. Il rango di B vale 3. Sia per l'ellissoide reale sia per l'ellissoide immaginario,
Gli autovalori, chiamiamoli lambda di B, lambda di B, hanno tutti lo stesso segno, concordi. Cos'è che cambia? Cambia il determinante di A. Cioè, nel caso che l'ellissoide sia immaginario, il det di A è maggiore di 0. Nel caso, scusa, immaginario è maggiore di 0. Nel caso che sia reale è minore di 0. Quindi, tra gli ellissoidi la differenza la fa il determinante della 4x4. Poi, paraboloidi, va? Paraboloide. Di che tipi al solito se ne conosce? Paraboloide ellittico e paraboloide iperbolico. E idem avremo per l'iperboloide, l'iperboloide ellittico, l'iperboloide iperbolico, ellittico. Iperbolico. Ok, allora sia l'iperboloide ellittico che l'iperboloide iperbolico, il paraboloide ellittico che il paraboloide iperbolico, cosa ci hanno in comune? Beh, allora il paraboloide ellittico è il più semplice in assoluto, perché ha un determinante di B uguale a 0, dove B, ripeto, era 3x3, det di B uguale a 0. Il det di A deve essere minore di 0. Evidentemente, passando al paraboloide iperbolico, il determinante di A, la 4x4, cambia di segno. Quindi da negativo diventa positivo. In più, ecco, cosa hanno in comune i due? Il det di B anch'esso uguale a 0. Quindi un bel modo per riconoscere un paraboloide è proprio quello cerchiato in rosso. Det di B, ripeto, matrice, sottomatrice 3x3, uguale a 0. Se il determinante di A è minore di 0, è ellittico. Se il determinante di A è maggiore di 0, è iperbolico. Paraboloide. Una cosa sola. La formula generale del paraboloide. Sì. Come potrebbe essere? Vabbè, potrebbe essere x quadro fratto 9 più y quadro fratto 16 uguale a z. Non ho il termine quadro su uno dei due, su uno dei tre. Eh sì, vedi che se tu tagli sia con un piano x uguale a 0 che con un piano y uguale a 0 ottieni sempre una parabola. Passa per l'origine questo paraboloide, ha un x quadro più y quadro che è la somma di due termini maggiore o uguale a 0, quindi
Quindi anche z è maggiore o uguale a 0 e dunque è solo dalle z positive. Quindi di qua in su. Nell'origine un punto. A piani z costante questo diventa un'ellisse. Un'ellisse modulato da parabole sia nel piano YZ che nel piano XZ. Se avevi uno Z quadro, cosa succedeva? Vabbè, diventava un'altra cosa. Certamente andavano bene anche le Z negative, perché lo z quadro rende positive anche le z negative, quindi semplicemente ribaltavi per parità rispetto al piano xy. Bene, paraboloidi. Gli iperboloidi ce n'è un sacco, allora, almeno due. Certamente le quadriche sono sempre o iperboliche o ellittiche, e dunque c'è l'iperboloide ellittico ellittico. L'iperboloide, indovina un po', l'iperboloide, iperbolico, sembra quasi un gioco di parole. Allora, ellittico e iperbolico, il rango della 3x3 vale 3. Sia nell'iperbolico che appunto nell'ellittico. Di nuovo bisogna guardare gli autovalori, in particolare gli autovalori di B. A differenza dell'ellissoide, nell'iperboloide gli autovalori di B non hanno tutti lo stesso segno. Quindi qua a sinistra metto, ricorda l'ellissoide, la differenza. Là erano concordi, qua sono discordi. Ok, al solito c'è il determinante di A, che nell'iperboloide ellittico è minore di 0, mentre nell'iperboloide iperbolico è maggiore di 0. Notiamo come anche nel paraboloide ellittico avevo detto di A minore di 0 e nel paraboloide iperbolico avevo il determinante di A maggiore di 0. Okay? Quindi il fatto di avere un detto di A minore di 0 è associabile a un carattere di tipo ellittico. Avere un determinante di A di tipo iperbolico ha un comportamento di tipo maggiore di 0, ha un comportamento di tipo iperbolico. Quelle che abbiamo visto finora sono le cosiddette quadriche lisce. Ci sono poi le quadriche singolari, che sono coni e cilindri. Allora, sul cono, un po' come sull'ellissoide, abbiamo due possibilità.
Allora, cono reale, cono immaginario. Evidentemente sarà legato a discorsi analoghi al più o meno uno, cioè alla possibilità che grandezze maggiore o uguale a zero da una parte siano uguagliate a grandezze minori di zero dall'altra. Ma vediamo ciò che è uguale e ciò che è diverso in un cono reale e in un cono immaginario. E attenzione, sia nei coni che nei cilindri si parla non più di det di A, det di B, ma di ranghi. Detto questo, sempre a margine, diciamo che una forma omogenea è un cono. Quindi x quadro più yz più z quadro uguale a, boh, a 1. Perché è un cono? Perché se sostituisco kx, ky, kz a xyz, ottengo, e no, qua l'1 non ci sta, uguale a 0, ottengo k quadro, x quadro, più ky per kz, più k quadro, z quadro, uguale a 0, e quindi semplificando il k riottengo la forma iniziale. Solo il cono è una forma omogenea, quindi qualsiasi sia la forma che mi venga data, se riesco a ottenere questo, si parla di cono. In termini di ranghi, rango di A e rango di B, bisogna dire che sia il cono reale, sia il cono immaginario hanno sia il rango di A che il rango di B pari a 3. Ciò che cambia nell'uno e nell'altro sono gli autovalori di B. Quindi, mentre nel cono reale gli autovalori di B sono concordi, scusa, sono discordi. Nel cono immaginario i lambda di B sono concordi. Quindi nei coni, a parte il rango di A e di B accomunati, che è pari a 3, il che vuol dire che A sostanzialmente ha una riga e una colonna nulla, perché ha una ulteriore riga, un'ulteriore colonna rispetto a B che o è nulla o è linearmente dipendente rispetto alle altre. Ripeto, ciò che diversifica invece il fatto di essere reale o immaginario sono gli autovalori della sottomatrice 3x3B. Ok, cilindri. Allora, i cilindri, qualsiasi, di per sé, qualsiasi, equazione di conica piana è anche un cilindro, quindi una circonferenza x quadro più y quadro uguale a 25, di centro l'origine raggio 5, è un cilindro perché vale per qualsiasi z, e dunque è una circonferenza proiettata in direzione z. Così una retta nel piano xy vale per qualsiasi z e dunque a sua volta è un cilindro. Questo è un modo, come dire, alle volte rozzo, ma efficace, per distinguere immediatamente un cilindro.
Dopodiché scindiamo due grosse categorie, allora il cilindro di tipo immaginario dai cilindri di tipo reale. I cilindri di tipo reale sono al solito di tipo iperbolico, certamente, iperbolico, ellittico, certamente, ma il cilindro ha anche la possibilità di essere parabolico. Ok, vediamo cosa c'ha di così tanto speciale il cilindro immaginario. Attenzione, nel cilindro, eccetto che per il cilindro di tipo parabolico, quindi rappresenta una lodevole eccezione, si parla di autovalori non nulli. Quindi, il che vuol dire che all'interno l'equazione dei cili del cilindro compaiono degli autovalori nulli. Quindi per i cilindri quando si parla di autovalori si parla di autovalori non nulli. Allora, sgombriamo il campo immediatamente sul cilindro immaginario. Quindi, allora, cilindro immaginario, si parla anche qua di ranghi, come nei coni. Il rango di A vale 3, ma il rango di A è maggiore del rango di B, che vale 2. Quindi, prima osservazione sul cilindro, immaginario. Ho una degenerazione della matrice 3x3 rispetto alla matrice 4x4. Si confronta nel cilindro sia i ranghi e in un certo qual senso anche gli autovalori non nulli, gli autovalori non nulli, ok? Di A e di B nel più generico dei casi. Allora, nel cilindro immaginario gli autovalori di A NN non nulli e così pure gli autovalori di B non nulli sono tutti concordi. Quindi nel cilindro immaginario abbiamo una differenza in termini di rango tra A e B, ma gli autovalori non nulli sia di A che di B sono concordi. Cosa c'ha di così particolare il cilindro parabolico? Allora, in termini di rango, il rango di A è rimasto pari a 3. Ma ecco, caso unico di degenerazione all'interno dei cilindri, il rango di B è sempre più piccolo, ma è degenerato di 2 volte, vale 1. Questa particolarità così forte sul rango di B fa sì che in termini di discussione sugli autovalori non nulli non si aggiunga altro, basta dire il rango di B è uguale a 1, il rango di A è uguale a 3 e il cilindro è parabolico. Passiamo al solito alla disquisizione tra iperbolico ed ellittico, come è successo nei paraboloidi, negli iperboloidi e basta. Allora, cilindro iperbolico, cilindro ellittico, hanno qualcosa in comune? Sì. Allora, il rango di A
Vale 3, ma è maggiore del rango di B che vale 2. Sia di qua che di là. Rango di A che vale 3 è maggiore del rango di B che vale 2. Sottolineo, rango di B uguale a 1 solo per cilindro parabolico. Sia sull'immaginario che sui reali. Ho un rango di B, un rango di A pari a 3, un rango di B pari a 2. Evidentemente la discriminante sarà sugli autovalori non nulli di B e sugli autovalori non nulli di A. Allora, per quello che riguarda il cilindro, sì, il cilindro iperbolico, abbiamo che semplicemente gli autovalori non nulli di B sono discordi. Quindi, caso un po' particolare sull'iperbolico, sui cilindri iperbolici, si parla solo di autovalori non nulli di B. Quindi, lambda di B non nulli, discordi. Passiamo all'ellittico. Questa volta di nuovo c'è un paragone tra autovalori non nulli di B e di A. Quindi autovalori non nulli, autovalori non nulli di B e di A. Allora, sono concordi. Gli autovalori non nulli di B concordi e discordi quelli di A. Okay. Nel caso di cilindro immaginario non si poneva il problema, entrambi erano concordi, quindi notiamo un'ulteriore somiglianza, se vogliamo. Che differenza c'è fra un cilindro immaginario e un cilindro reale di tipo ellittico? Entrambi hanno rango di A uguale a 3, rango di B uguale a 2, ma mentre l'immaginario ha gli autovalori di A e di B non nulli, concordi, quello reale, ellittico, ha gli autovalori di A non nulli, discordi, gli autovalori di B non nulli, concordi. Un unicum è rappresentato dal cilindro parabolico che ha un criterio legato al solo rango. In particolare fa eccezione, come al solito, l'iperbolico, che parla esclusivamente degli autovalori discordi di B. Allora, vediamo se possiamo dare dei criteri di massima su quello che abbiamo scritto finora. Certamente, sia sui coni come sui cilindri, parliamo di rango di A e di rango di B. Notiamo che rimanendo sui coni, il rango di A e il rango di B sono uguali. Arrivando ai cilindri, il rango di A e il rango di B sono diversi. Sia sui coni che sui cilindri parliamo di autovalori, ma solo sugli autovalori di B, per quello che riguarda i coni, in generale, sia su quelli di A sia su quelli di B, nei cilindri. In particolare nei cilindri si considerano gli autovalori non nulli. In questo senso fa eccezione il cilindro parabolico, dove il rango di B vale 1, e in parte l'iperbolico, dove si parla solo degli autovalori di B. Un'ulteriore distinzione può essere fatta tra il semplice cilindro immaginario e il cilindro reale ellittico. Entrambi hanno rango di A3 e rango di B2,
ma gli autovalori non nulli di A e di B una volta sono concordi e una volta sono discordi. Una somiglianza in termini di ellissoide e paraboloide può riguardare il determinante di A. Determinante di asi. Nel paraboloide ellittico, il det di A minore di 0, nel paraboloide iperbolico, determinante di A è maggiore di 0, cosa che viene replicata anche in termini di iperboloide. L'iperboloide ellittico, quando il determinante di A minore di 0 è iperbolico quando il determinante di A è maggiore di 0. Quindi paraboloide e iperboloide possono essere ellittico o iperbolico a seconda del segno del determinante di A. Partire da questo punto in poi nascono le quadriche degeneri. Quadriche degeneri che in generale sono dei piani. Quindi, mentre le coniche degeneri sono delle rette, le quadriche degeneri sono dei piani. Beh, allora, al solito i piani possono essere reali, immaginari, incidenti, paralleli, coincidenti, quindi reali o immaginari. Dopodiché, sia tra i reali che tra gli immaginari, possono essere paralleli o incidenti. Un caso unico e valido per tutti è il caso di piani coincidenti. Attenzione, essere degeneri significa sostanzialmente ridurre il rango, in particolare ridurre il rango della 4x4 di A. Allora, partiamo dai piani incidenti, sia reali che immaginari, sottolineandone uguaglianze e differenze. Allora, la prima uguaglianza che spicca è che in entrambi i casi abbiamo un rango di A pari al rango di B pari a 2. Ciò che distingue invece il discorso del reale dall'immaginario sono gli autovalori di B, in un caso concordi e in un caso discordi. Quindi se i piani sono incidenti, sono immaginari gli autovalori, anche in questo caso a rigore gli autovalori non nulli, perché essendoci delle righe nulle, chiaro che l'autovalore nullo ci scappa. Quindi se vogliamo, i piani immaginari hanno un approccio simile ai cilindri, si parla di autovalori non nulli.
O di A o di B, quindi nei piani sono o gli autovalori non nulli di A o gli autovalori non nulli di B. Nel caso di incidenza tra piani si parla di autovalori non nulli di B. Allora, nel caso di piani immaginari, questi autovalori sono concordi, nel caso di piani reali sono discordi. Passiamo ai piani paralleli, sia reali che immaginari. Il rango di B è degenerato ulteriormente, quindi mentre il rango di A vale sempre 2, il rango di B è diventato 1. Beh, del resto, nel parallelismo c'è un ulteriore vincolo di lineare dipendenze, quindi è intuitivo che il rango veda qualcosa di linearmente dipendente. Nell'uno e nell'altro caso il rango di A è rimasto uguale a 2, come del resto in tutti i piani finora visti. Questa volta sono gli autovalori non nulli di A ad essere concordi o discordi. Quindi se i piani sono immaginari, gli autovalori non nulli di A sono concordi. Gli autovalori non nulli di A, nel secondo caso, sono discordi. Quindi notare questa ulteriore possibile diversificazione, sia che si parli di autovalori di A non nulli o di B non nulli. Il caso reale dei piani ha sempre fenomeni di discordia. I piani immaginari di concordia. Beh, il più banale di tutti è il discorso di piani coincidenti, per cui semplicemente il rango di A vale 1. Quindi in termini di classificazione e di criteri legati alla matrice associata 4x4, che non è lessiana. Lessiana serve per il calcolo dei punti di massimo, minimo e sella, certamente anche di quadriche, ma lessiana contiene delle derivate seconde. Qua è semplicemente una matrice associata una particolare forma quadratica e le quadriche sono forme quadratiche. Parapapà, parapapà. Andrea Montenebin per la privacy. Andrea Montenebin. Marco Montenebin. Non ti sento. Come va? No, ho cercato di raggruppare un po' le No, no, ma cose. è proprio così che io la volevo. Perfetto. Non è stato facile, sono molto provato. Niente, oggi pomeriggio vi trovate a fare tedeschi? Ma la cosa è attualmente in discussione.